Allora, io stavo pensando, no, la questione immigrazione, Salvini, non facciamo entrare, eccetera, quello non saprei che dire, sinceramente. Perché il problema non sono gli immigrati, perché noi siamo umani, no? Dovremmo accogliere tutte le brave persone. Quindi io non sono per niente razzista. Chi viene, viene soprattutto i disperati, figurati se non l'accolgo. Io l'accolgo. Non accolgo chi ruba, chi spaccia, eccetera. Come si fa a risolvere questo problema? Ma è un problema generale, dato anche dagli italiani che rubano e spacciano e quant'altro. È semplice. Bisogna istituire delle regole per cui chi ruba, spaccia, rompe, vandalizza, eccetera, paga. Non che chi non ha niente da perdere, se fa due giorni magari di galera, poi c'è l'indulto, o non so quant'altro succede. No, se no chiunque fa la qualunque. E quelli bravi che invece hanno da perdere, quelli vengono subito denunciati così per una scemenza, e loro devono pagare salato perché hanno le cose. Mentre chi non ha niente non paga. No, allora è semplice. Facciamo una bella legge che chi fa qualcosa di male deve risarcire quell'altro. A questo punto vedrai che non arrivano persone malintenzionate dall'esterno, e anche quelle all'interno che sono malintenzionate ci penseranno prima, due volte, prima di fare qualcosa di brutto, no? È semplice. Se tu dai fastidio a qualcun altro, te la paghi cara. In che maniera? Semplice, lavori forzati. Non è più la galera, perché noi dobbiamo mantenere le persone con la galera? No, prendiamo queste persone e con rispetto del diritto umano le facciamo andare a lavorare forzatamente per produrre qualcosa di buono, per risarcire i danni, ma non un po' di più, perché noi abbiamo fatto fatica a sorvegliarle, a darle da mangiare durante il tempo dei lavori forzati. Però ci dobbiamo far risarcire. E allora vedrai che ci penseranno due volte. Vedrai che ci penseranno due volte le persone prima di fotterti, che non so, una casa quando le affitti te la distruggono, perché no, tanto non hanno niente da perdere, tanto per adesso lo Stato sta con i malfattori. Allora io dico, caro Salvini, ministro dell'interno, ora ci sei tu, benissimo, non, cambiamo le regole cambiamole, lavori forzati, per chi? Per gli immigrati? No, per i malfattori, siano essi immigrati o non immigrati. Vedrai che ci sarà un'autoselezione di chi vorrà venire, diranno, caspita, ma questo è un posto dove si può stare bene se sono persone di buona volontà. Allora ben vengano quelli, tanto più che il nostro paese demograficamente sta a pezzi, quindi se vengono altre persone che hanno un colore diverso, bene, fanno folklore, che problema c'è? Sono simpatiche, ma devono essere quelle buone, perché sapranno che non possono venire qua a sfruttare nessuno, ma sapranno che verranno qui solo fra brave persone. Quindi le regole stanno alla base di tutto. Cambiamo le regole, non è una questione di muri, è una questione di decenza, va bene? Per chi non avesse capito l'importanza di questo video, cerco di spiegarlo un po' meglio. È un po' come l'immondizia. L'immondizia non viene valorizzata per quello che è. L'immondizia è ricca di risorse, no? Dalla plastica ai metalli pregevoli dentro gli apparecchi elettronici e quant'altro. In alla stessa maniera, le persone che si comportano da immondizia in realtà sono delle risorse per l'umanità. Perché forse si comportano in immondizia perché non hanno la maniera di poter svelare quanto di buono hanno, sono, diciamo, rotti da una cultura pregressa, dalle vicissitudini, eccetera, quindi magari sono costretti a rubare e quant'altro. Se si attuasse in questo paese, che si ritiene civile, un meccanismo per il quale chi si comporta bene, a chi si comporta bene si offrono dei grandi vantaggi in vita agevole, e ci fosse la meritocrazia, io credo che ci sarebbero molte più persone che apprezzerebbero il gusto di far del bene. Mentre se ci fosse di contro un meccanismo per il quale chi si comporta male, froda, truffa, ruba, uccide, eccetera, ne prende di conseguenza gravi ripercussioni, e quindi viene preso e va ai lavori forzati, e io credo che quello ci penserebbe due volte. Quindi quando si vedono degli zingari, per esempio, che rubano, non può essere concepibile in una nazione civile e che dice
dice che lo Stato tutela il cittadino, che questi vengono presi, portati in questura 2 orette e poi vengono rilasciati. Non è concepibile. Questi vanno presi, rieducati e messi ai lavori forzati. Poi riabilitati, gli viene data un'altra occasione per la quale possono rifarsi una vita, un ambiente per cui hanno pari diritti, eccetera. A parte che se sono nomadi dovrebbero essere nomadi, ma se scelgono di stare qua ben vengano, però se alla seconda ti becchiamo la pena diventa molto più grave. Io credo che per selezione naturale queste persone che non hanno nessuna intenzione di migliorare ci pensano 2 volte prima di venire a far danno laddove, se sbagliano e vengono beccati subiscono gravi conseguenze. Mi sembra normale. Lo stesso vale per chi spaccia. Si sa benissimo che in certi giardinetti dopo una certa ora c'è lo spaccio. Perché le forze dell'ordine non vanno là, li beccano tutti, li portano a lavori forzati e in questa maniera si ricava una forza lavoro gratis per lo Stato con la possibilità di riabilitarli, perché gli possono venire dati dei luoghi dove vivere, e di migliorare e di produrre qualcosa di buono per lo Stato. Sarebbe una cosa semplice. E ciò vale per tutto, per chi ha un'azienda e truffa e quant'altro. Un bel posto civile dove le persone che sono valide possano vivere felici, tranquilli, in sicurezza. Quindi, amici miei, io credo di aver detto una cosa giusta. La questione non è alzare i muri, la questione è accogliere chi se lo merita. E se accogli qualcuno che non va bene, bene, quando lo becchi ne puoi trarre grande vantaggio e sarà la selezione naturale, sarà buono, no? Andare a cercare le persone che fanno del male, perché quelle faranno il lavoro che noi potremo non fare e poi verranno riabilitate. Credo che sia giusto, no? Riflettete. Salvini, prova a sentire Fracon Systems, vai, ciao Salvini.